Salve a tutti, io sono Nidio e questo è al 4+. Agosto è iniziato, tra un pochino inizieranno anche le pause estive, la pausa estiva solo una, di al 4+, poi riprenderemo a settembre, comunque ne parleremo meglio nei prossimi video, ma prima di lasciarci, ovviamente, guardiamo quali giochi usciranno in questo caldo agosto. Beh, in realtà, rispetto agli anni scorsi, fa anche troppo fresco, quindi non lamentiamoci. Ma prima di iniziare, vi ricordo che questa rubrica è stata realizzata anche grazie all'aiuto di Tempus Fugit, negozio di giochi da tavolo a Padova, e houseofgames.it, sito sul quale trovate approfondimenti ed articoli relativi a molti dei giochi che vediamo oggi, quindi vi lascio il link in descrizione. Iniziamo a vedere le uscite del mese. Allora, questo è un mese per alcuni versi interessante, ci sono giochi anche molto maturi, diciamo, mentre di solito uno pensa al periodo estivo, giochi social, eccetera, invece ci sono anche giochi piuttosto complessi, piuttosto maturi, ma molte sono anche ripetizioni del mese precedente, quindi ci saranno quei due o tre giochi davvero interessanti e molti sono stesse cose già dette il mese scorso, magari anche il mese prima, che si ripropongono nuovamente, che a mio parere si riproporranno anche il mese prossimo. Ma iniziamo! Iniziamo il 7 agosto con Iwari o Iwari, stesso dubbio che se non sbaglio ho avuto lo scorso mese, che è proprio una ripetizione del mese scorso, gioco di Gate On Games, all'interno del quale ci troviamo in un mondo antico e mistico. Noi prendiamo il controllo di questi leader delle tribù che devono far espandere i territori delle proprie tribù, conquistando nuove zone e dando nel frattempo il tributo ai titani, che sono questa specie di semidivinità che regolano questo mondo mistico. Andiamo avanti e abbiamo questo mese un sacco di espansioni e cose a tema Lovecraft, proprio espansioni su espansioni. Ad esempio, partiamo sempre il 7 agosto con l'espansione Ritorno all'era dimenticata per il gioco di carte di Arkham Horror. L'era dimenticata è una campagna, appunto, del gioco di carte di Arkham Horror. Questa è un'espansione per quella campagna. Promette di aumentare il tempo di gioco, ovviamente, se no non ci sarebbe niente, della campagna, e aggiungendo nuovi luoghi da esplorare e un sacco di variabilità al gioco. Dopo il 7 facciamo un salto enorme, veramente enorme, e arriviamo quasi a fine mese, il 24 di agosto, giorno nel quale esce Wild Space. Innanzitutto la tematica è quella dell'esplorazione. È una tematica abbastanza classica, ma che a me prende sempre, perché a me piace la fantascienza, in questo caso anzi direi quasi fantasy. L'impero galattico si sta, non stiamo parlando di Star Wars, ma comunque un impero galattico, si sta espandendo ed è stata scoperta una nuova galassia. Noi, in qualità di esploratori, dovremo andare con la nostra navicella a cercare nuovi pianeti, a cercare risorse in questi nuovi pianeti, piano piano ampliando il nostro equipaggio per riuscire a raccogliere quanti più risorse e informazioni, a sfidare pericoli in questa nuova galassia. Tematica che a me, non certo innovativa, ma che a me piace sempre molto, ho qualche dubbio, perché dalla tematica mi piaceva, poi ho visto qualche immagine di gioco, può essere interessante, ma poi boh, non lo so, come grafica non è cioè è bellina come grafica, ci sta, ma mi aspettavo qualcosa di diverso dalla trama, proprio appena letto la trama mi aspettavo qualcosa di diverso, quindi vedremo, comunque può essere interessante. Sempre il 24 e sempre a cura di Play a Game Edizioni esce Gran Bosco. A livello di tematica c'è questa foresta all'interno della quale ci sono i castagni millenari che fanno, una volta ogni 100 anni, fanno cadere castagne d'oro. Noi nel nostro clan della foresta, quindi conigli, topi, le solite cose già viste, dobbiamo cercare di raccogliere queste castagne d'oro. Chi le raccoglie di più e chi si arricchisce di più ovviamente vince la partita. La cosa interessante è che sia un piazzamento tessere, ma ad identità nascoste. Ha una meccanica che non è semplicemente metti la tessera, cerchi di prendere punti, ma ha un qualche cosina in più. Arriviamo al 25, quindi un giorno dopo, e questa volta un gioco che a me interessa davvero molto, ma che temo sia uno di quei giochi che mi interessa, ma per mancanza di tempo non riuscirò a provare. Stiamo parlando di Munchkin Dungeon. Munchkin, me lo state chiedendo, penso, da quando ho aperto il canale. Qua sul canale mi sa che non abbiamo mai portato Munchkin, ma semplicemente perché da un po' che non lo giochiamo. Cioè, Munchkin è un gioco a cui abbiamo giocato tantissimo, veramente tantissimo. Sapete, sono quei classici giochi, anzi quasi introduttivi, che uno gioca all'inizio, quando inizia a giocare giochi da tavolo,
e non l'abbiamo giocato tanto, però sul canale non l'abbiamo mai portato. Ecco, Munchkin Dungeon riprende ovviamente il mondo di gioco di Munchkin e lo trasforma in un dungeon crawler. È competitivo, non è cooperativo, è competitivo, noi dobbiamo entrare nel dungeon e sfidare i vari pericoli cercando di raccogliere ricchezze e arrivare alla stanza finale dove c'è il boss del dungeon e sconfiggerlo. Temo che non riuscirò a provarlo perché in questo periodo già per settembre non ho tempo, proprio ho settembre pieno di cose. Vabbè, comunque spero di riuscirlo a recuperare in qualche modo. Sempre il 25 agosto, perché a quanto pare il 25 agosto esce tutto, esce la ristampa di Seasons. Non sto a dirvi che cos'è Seasons, insomma è un famoso gioco di carte molto apprezzato da tutti, quindi esce la ristampa. E sempre il 25 escono giusto tre espansioni per Cthulhu, Death May Die. In particolare la più ricca in assoluto come espansione esce proprio la stagione 2 di Cthulhu, Death May Die. Vado un po' veloce, come vi dicevo c'è molto Lovecraft, se no passiamo tutto il mese qua. E questa stagione include ovviamente nuove avventure, in particolare 6 nuovi episodi e 10 nuovi investigatori da poter usare in ogni episodio di Cthulhu, Death May Die. Poi, sempre il 25, escono due espansioni che aggiungono ciascuna un grande antico da poter usare, in pratica il cattivone, da poter usare all'interno di tutti gli episodi, quindi è compatibile anche con gli episodi precedenti di Cthulhu Death May Die. In particolare c'è l'espansione Capro Nero dei Boschi, bel nome, e questa dopo ancora meglio, quindi Yogg-Sothoth, ma che cavolo ne so. Continuando per questa sfilza di uscite del 25, abbiamo una, chiamiamola così, una rivisitazione di un gioco abbastanza classico, Love Letter, gioco di carte, appunto, anche qua ruoli nascosti, insomma, abbastanza conosciuto, abbiamo fatto anche in live su Board Game Arena. E ora esce il Guanto dell'Infinito, appunto un gioco a tematica Love Letter, cioè è proprio Love Letter con ambientazione Marvel, quindi c'è il cattivone che è Thanos, eccetera eccetera, però il gioco è essenzialmente Love Letter. Se non avete mai preso Love Letter, può essere, se vi piace l'universo Marvel, potrebbe essere interessante prendere questo piuttosto che il classico. Se invece avete già Love Letter, prendetelo solo se siete mega appassionati della Marvel, insomma. Continuiamo con l'ultima uscita del 25, che è Forgotten Waters. E qua arriviamo a probabilmente l'uscita che mi interessa di più di tutto il mese. Questo Forgotten Waters, peraltro gioco da 3 a 7 giocatori, quindi un ampio bacino d'utenza, e tra un po' vi spiegherò anche perché è stata scelta questa grande numero di giocatori. È un gioco a tema piratesco, che in particolare sfrutta anche un'applicazione per cellulare per lo svolgimento delle missioni. Non sono sicuro se questa applicazione è facoltativa o obbligatoria, questo mi dovrò informare un pochino meglio. La tematica è abbastanza semplice: noi siamo dei pirati e siamo tutti una ciurma, diciamo, di pirati che devono andare sulla nostra nave un po' così, un po' malmessa, ma a giro per i mari a cercare i tesori. E fino a qua, vabbè, è un gioco sui pirati, forse se ne vedono anche troppi, ma ciò che lo rende interessante, almeno dal mio punto di vista, è che è sviluppato dai creatori di Dead of Winter, gioco che io ho apprezzato, forse fra i miei giochi preferiti di sempre. Questo in automatico me lo fa desiderare abbastanza. Tra l'altro, proprio come in Dead of Winter, anche questo è semi-cooperativo, perché noi facciamo parte di una stessa ciurma, e proprio per questo motivo i giocatori, come vi dicevo, sono da 3 a 7, perché quando uscì Dead of Winter arriva fino a 5 giocatori, non mi ricordo, mi sembra fino a 5, e molti dicevano, però se voglio giocare in 6, quindi c'era tutta la problematica dell'espansione fino a 6 giocatori, come si fa? Ecco qua, sono partiti già, fate da 3 a 7, così potete giocarci fino a 7. Dopo aver visto questo interessante Forgotten Waters, andiamo al 28, ritorniamo con il nostro amato, il vostro amato Lovecraft. Escono in particolare 5 mazzi per dei nuovi investigatori da poter utilizzare nelle campagne del gioco di carte di Arkham Horror. Arriviamo a fine mese, il 31 agosto. Staremo tornando dalle vacanze, forse siamo già tornati dalle vacanze, magari non abbiamo fatto le vacanze, però insomma, 31 agosto escono un gioco che mi sta venendo il volta stomaco a dirlo ogni volta: Mystery House, ritorno a Tombstone, espansione per Mystery House. Penso veramente vinca il premio attualmente per il gioco più rimandato, perché penso di dirlo da
4 mesi. E poi esce anche la ristampa di Terra Mistica. Terra Mistica è un gioco, eccolo qua, forse lo vedete dall'inquadratura, gioco che al Piddu piace un sacco, a me piace, ma non è proprio, ma sì, ma è un gioco che mi piace, un bel gioco, però so che è molto amato, quindi se non l'avete, se non siete riusciti mai ad acquistarlo, magari perché erano finite le scorte, questo può essere un buon momento. Adesso andiamo avanti con 3 giochi già annunciati i mesi precedenti, quindi vado veloce. E Sky of Stars, anche questo lo rimandiamo da un bel po' di tempo. Poi i 2 Draco, erano Draghi e Nani e Cavalieri e Troll, appunto questa rivisitazione di Draco, diciamo questa riedizione moderna di Draco. Invece questo non ha una, anche questi vi ho detto il 31, ma in realtà da ora in poi non hanno una vera e propria data di uscita, che è Stay Cool. Stay Cool, gioco social di Asmodee, che già lo scorso mese vi ho detto mostravo interesse. Mi sarebbe piaciuto vederlo uscire in estate, perché è un gioco da estate, però se non esce, amen. Poi, come vi dicevo, non ha una data di uscita, però Spirit Island. Spirit Island, non so, come intuizione di gioco anche qua molto interessante, ma da quello che ho visto come immagini, anche qua non mi ha colpito. Anche su questo metto un grosso punto interrogativo e da approfondire, perché non lo so. In pratica, la trama di base può sembrare abbastanza inflazionata. Siamo nel periodo della grande espansione dell'Europa, quindi sta cercando nuove colonie e tutto, e trova questa isola deserta che ovviamente gli europei vogliono subito conquistare, deve essere nostra, questi colonizzatori che vogliono prendere ogni cosa. Ecco, noi questa volta non siamo i colonizzatori che devono colonizzare, anche perché ci siamo rotti le scatole dei giochi in cui bisogna colonizzare, basta. In questo caso invece noi facciamo parte dell'isola, in quanto spiriti dell'isola, e ogni giocatore interpreterà uno spirito differente, dobbiamo collaborare, è un gioco collaborativo, per cercare di aiutare gli isolani, per scacciare via i colonizzatori che vogliono impadronirsi dell'isola. A livello di tematica mi ispira molto questo qui, di questo ribaltamento di prospettiva, però poi da quello che ho, non lo so, è un punto interrogativo, perché da quello che ho visto poi di componenti, ho visto poco, devo ammetterlo, però da quello che ho visto mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca? Lo scopriremo più avanti. Siamo arrivati quasi alla fine e secondo quanto era stato detto, non so se effettivamente sarà così, ma in agosto dovrebbe uscire la ristampa di Fiabe di Stoffa. È andata a ruba alla fine dell'anno scorso quando uscì, quindi se ve la siete persa e la volete prendere, potrebbe essere il momento. Poi io basta, Tainted Grail esce comunque, eh? E poi una piccola parentesi qua, questo la tolgo perché tanto ora non ci serve, perché siamo all'ultimo gioco, Tales of Evil. Tales of Evil, come avete già visto in un altro video, ho già Tales of Evil, potete vedere peraltro l'unboxing andando a questo link se mi ricordo di metterlo. Arriverà ad agosto? Probabilmente no, secondo quanto ne so io dovrebbe più che altro arrivare a settembre, perché sapete che ancora nel mondo la situazione, insomma, pandemia non è proprio messo benissimo, quindi è più probabile che ci siano questi piccoli ritardi dovuti ovviamente alla situazione, perciò più probabilmente arriverà a settembre, però nel caso in cui dovessero andare velocissimi, proprio prendono un motoscafo e arrivano diretti, dovrebbe forse uscire questo mese, ma vedo molto più probabile che esca a settembre. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questa lista. Io vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per houseofgames.it, dove trovate degli approfondimenti, ad esempio di Wild Space di Gran Bosco, trovate delle preview su houseofgames.it, che erano 2 di quei giochi che vi ho detto ero rimasto un po' incuriosito, quindi andate a darci un'occhiata. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, fatemi come sempre sapere nei commenti se questo mese c'è qualcosa che vi ispira particolarmente o se, visto che insomma le vacanze costano, magari non riuscirete a prendere niente, ma di titoli interessanti abbiamo visto che ci sono. Io vi ripeto, per me il più interessante è Forgotten Waters, però ci saranno un sacco di giochi che sicuramente potranno interessarvi. Mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, magari passate anche da Facebook e o Instagram. E detto questo, vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!